25-26 luglio 2011. Parrocchia Sant'Anna Monopoli, festeggiamento in onore di Sant'Anna. Martedì 26, serata divertente con la partecipazione del noto cabarettista Gianni Ciardo, Sagra del Panzerotto. Si tu non parla mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te ne non capiti ai tovi, papà l'americano. Buonasera a tutti, siamo in compagnia del parroco di Sant'Anna, la parrocchia che la troviamo a Monopoli. Don Nico, questa sera voi state festeggiando questa santa. Ho appena appreso che comunque ogni anno avviene questa festa e in particolar modo la Sagra del Panzerotto e c'è la fiera. E questa santa viene esaltata perché è la protettrice delle donne partorienti. Donne partorienti. Ci vuole un po' aiutare a raccontare come avviene tutto? Sì, è una tradizione quanto a Sant'Anna non molto antica, anche perché non è una santa come potremmo dire gli altri, con una tradizione alle spalle molto forte, è però come comunità che è giovane perché è nata appena quasi 30 anni fa e a Sant'Anna si affida perché cresca nella fede, quindi ogni anno in occasione del 26 luglio noi celebriamo i nostri festeggiamenti con un'attenzione particolare al territorio, perché è una comunità giovane e grande, sono quasi 14.000 abitanti e quindi ogni anno piace condividere la Santa Messa nei vari quartieri. Quest'anno la pioggia non ci ha aiutato, per cui abbiamo celebrato qui in chiesa, poi c'è stato un tragitto di processione a seguire, così come stiamo facendo, i festeggiamenti. Da una parte la Sagra del Panzerotto ormai è consuetudine, dicono che sono buoni, quindi invito voi anche a poter beneficiare degli stessi e con la presenza poi a seguire anche del noto cabarettista Gianni Ciardo, che spero allieti la serata, ovviamente con quella fiducia che tutto vada bene. Innanzitutto buonasera e benvenuto in questa bellissima città. Sì. Lì questa sera c'è un concerto. Sì, vi aiuto. So che è Sant'Anna oggi, che mi ricordo che Sant'Anna era la mamma della Madonna. E di mamma ce n'è una sola, e meno male, penso c'è un 3 o 4, che è già una adesso. E quindi con Don Nico, il nome d'arte, Don Nico, abbiamo organizzato questo intervento mio, un appendicite urgente da fare, per salutare tutti gli amici di Monopoli e tutte le ruote che intervengono a questa festa. Naturalmente qui la gente la sta aspettando, una battuta per questa città. Le battute non le so. Per Monopoli si intende. Quando ero piccolo c'era il Monopoli, che era un gioco che si faceva, tutti i bambini scemi facevano il gioco del Monopoli, eccetera, eccetera. Oggi sono cambiate le cose, non c'è più il Monopoli, c'è o la Smart o la birra Peroni. Grazie tante Gianni Ciardo. Signora, buonasera, voi siete la signora? Elisa. A che edizione della Sagra del Panzerotto siete giunti? La seconda. Quanta farina avete consumato? Non lo so, chiedete a loro. Tre quintali. A che ora state lavorando? Alle 7:30. E beh, l'affluenza è parecchia. Stasera sì. Allora signora, lei cosa sta facendo in questo momento? Chiude il panzerotto? A riempire i panzerotti. E poi a chi lo passa? A chi deve rifinire il bordo. Chi lo rifinisce? Allora signora, come facciamo a vedere come rifinite il panzerotto? Qualcuno che ci dice gli ingredienti di questo impasto? Sugo, sale e basta. E lei per l'impasto? Basta. Lievito e farina. Quante ore ci avete impiegato per farla lievitare? Beh, un paio d'ore. Sì, questa sagra? No, siamo di zona, nella zona, non è la prima. Ci sono
soddisfatti? Sì. Grazie.